come ordine delle schede elettorali che avremo, sarà il primo, volevo anche simulare in maniera molto ottimista uno scenario che è il seguente: riusciremo a raccogliere le firme necessarie e questi quattro referendum vinceranno tutti, nel senso che riusciremo ad abrogare le norme che sono indicate appunto nei quesiti. Prima di fare questo scenario parlo del primo quesito. Il primo quesito riguarda una questione che è fondamentale, e mi rifaccio alle parole introduttive di Marco, un quesito fondamentale perché attiene in sostanza al denaro che è necessario per far funzionare la scuola, alle risorse economiche necessarie per far funzionare la scuola e alla sua provenienza. Perché già nel documento color confetto che è circolato prima della legge, l'opuscolo della scuola, si parlava con insistenza, proprio in una visione che è aziendalistica, dell'importanza fondamentale di un utilizzo di risorse provenienti da privati, e queste risorse provenienti da privati erano in realtà, da un lato, la concessione a una visione appunto mercantilista della scuola e della cultura, ma dall'altro anche erano un ottimo stratagemma per eludere un altro problema, che è quello dei tagli sistematici alla spesa pubblica in favore dell'istruzione, che sarebbero stati compensati grazie al contributo generoso degli sponsor privati. Il quesito nello specifico è articolato ruota intorno a due commi e tende in sostanza ad eliminare l'effetto più nefasto di questo provvedimento, che è il seguente: far sì, cioè la legge fa sì, che in realtà le singole scuole possano ricevere finanziamenti da singoli privati e trattenerne, per scopi che sono di quell'istituto e non di altri, una quota maggioritaria enormemente significativa. Ecco. Dicendo che le eventuali elargizioni volontarie, gli eventuali contributi non finiscono più alla singola scuola, ma finiscono in un fondo destinato alla pubblica istruzione in generale, se il referendum dovesse vincere, cioè se la proposta abrogativa dovesse vincere, noi avremmo il fatto che queste risorse, anziché essere destinate alle singole scuole, finiranno per finanziare il sistema dell'istruzione complessivamente. Perché questa precisazione è importante? Perché in realtà, consentendo che le scuole ricevano finanziamenti dai singoli privati, noi apriamo uno scenario che è, per due motivi, molto negativo e preoccupante. Primo, perché ovviamente i soldi verranno da chi li ha e che ha i figli iscritti o che ha interessi territoriali particolari, per cui avremmo un ulteriore allargamento nelle disponibilità finanziarie fra le scuole dei centri o delle regioni più ricche e quelle invece delle regioni dove appunto di denaro non ne gira tanto, perché varie situazioni che non stiamo qui a riassumere non vedono la presenza in sostanza di privati interessati a investire nella scuola. Il secondo aspetto altrettanto preoccupante è che, benché generosi e volontari i contributi, non sono mai del tutto disinteressati, e allora noi rischieremo di avere una scuola finanziata dai privati che si trasforma in un gigantesco spazio pubblicitario, per essere gentili. È facile immaginarselo, una scuola trasformata in un luogo in cui il privato, oltre a finanziare più o meno generosamente il singolo istituto, passerà a un certo punto alla cassa a ritirare il frutto del suo investimento sotto forma di condizionamento della didattica, o anche banalmente, ma è una cosa altrettanto riprovevole, dal punto di vista della promozione dell'immagine, appunto della pubblicità. Il secondo aspetto che riguarda appunto sempre il finanziamento alle scuole è relativo ad una caratteristica che invece
il quesito referendario tende a mantenere, nel senso che se la legge impone che soltanto i finanziamenti finalizzati a singole scuole possano ottenere in sede di dichiarazione dei redditi di chi li eroga una detrazione fiscale significativa dal 50 al 65%, il quesito modifica l'articolo in maniera tale che tutti i finanziamenti, anche quelli che finiscono nel fondo generale destinato a tutte le scuole, possono appunto ottenere questa agevolazione fiscale. L'altra cosa interessante da sottolineare a proposito di questo quesito riguarda il fatto che consapevoli gli autori della legge del fatto che un finanziamento alle singole scuole avrebbe incrementato la disparità fra le singole situazioni, il testo della legge introduce una norma che vorrebbe essere compensativa, ma in realtà è ancora più odiosa. E questa norma, se si vota sì al referendum, se si vota per l'abrogazione al referendum, verrebbe eliminata. Questa norma cosa diceva? Diceva in sostanza che acquisite le erogazioni delle singole scuole, le scuole che avessero una dotazione di fondi privati inferiore alla media nazionale avrebbero potuto attingere al 10% della somma complessiva. Il che significa che era un contentino per evitare appunto che questa ingiustizia palese, questa ulteriore divaricazione fra le diverse parti del paese emergesse. Eliminando questa cosa e dicendo che il fondo diventa unico a prescindere dalla provenienza dei singoli finanziamenti, questo aspetto odioso viene in un certo senso eliminato. Per quanto riguarda gli effetti generali di una vittoria di chi come noi vuole abrogare queste parti della legge, io direi che a proposito del quesito che riguarda i superpoteri del preside in quanto unici responsabili della nomina dei docenti, il quesito secondo me c'entra in maniera molto precisa una questione che è di natura non soltanto tecnica ma anche di natura politica. Come accennava prima Marco, un dirigente scolastico che diventa l'unico responsabile delle assunzioni, delle chiamate dirette dei suoi dipendenti, si trasforma in realtà in un datore di lavoro che dal punto di vista delle libertà di manovra e dei possibili ricatti che ha nei confronti dei suoi dipendenti non è molto diverso da un caporale che raccoglie alla mattina presto i raccoglitori per le campagne di raccolta di diversi ortaggi. Dal mio punto di vista non è molto diverso, perché appunto si tratta di, con la chiamata individuale, io ti tengo d'occhio e ti terrò d'occhio sempre, e io dirigente scolastico, se tu non mi aggradi più di tanto, ho l'arma del ne scelgo un altro. E questo è caporalato. Io magari vado giù un po' piatto, ma mi sembra che la definizione sia questa. Nella proposta di abrogazione di alcuni commi rimane, rispetto a quello che diceva prima anche Antonella, un criterio che è quello che in un certo senso salverebbe nel caso di un successo del referendum, salverebbe dei criteri che sono di giustizia generale, nel senso che l'ufficio scolastico regionale sarebbe lui sì l'unico responsabile delle assunzioni, e le assunzioni andrebbero fatte in base a criteri di graduatoria che però non consentono mano libera in sostanza ai singoli dirigenti. Sulla questione invece del quesito sulla questione più odiosa a mio modo di vedere, che è quella del famoso bonus per i docenti, secondo me vale la pena di spendere qualche parola anche a proposito del disegno complessivo che sta dietro la 107, perché con un criterio di questo genere, giustamente Massimo lo ricordava, la legge contiene
una precisazione che è anche una contraddizione notevole, quando chiama il bonus salario accessorio. Per definizione salario accessorio è oggetto di contrattazione all'interno dell'istituto fra la RSU e il datore di lavoro, il dirigente scolastico. In realtà, con un sistema di elargizione di questo genere, il salario accessorio smette di essere tale e diventa un premio che, a mio modo di vedere, ha più che l'effetto di accontentare e blandire i docenti, anche un effetto di più lungo respiro, nel senso che chi come me fa la RSU, fatti due conti, si è reso conto che nella prospettiva di piena applicazione della legge, in realtà le quote di risorse destinate alla contrattazione si ridurranno inevitabilmente, perché si ridurranno le quote, non saranno più contrattabili le quote del bonus, non sono contrattabili le quote destinate all'alternanza scuola-lavoro, che pure sono risorse fondamentali. E questo che cos'è? Questo è un disegno palese di emarginazione, di svuotamento del significato del ruolo che i lavoratori con le loro rappresentanze hanno all'interno delle singole scuole. Quindi è un disegno duplice, nel senso che annulla, attacca il sindacato, attacca le rappresentanze dirette dei lavoratori che sono, questa è la mia valutazione personale, nella situazione attuale davvero l'ultimo baluardo verso l'affermazione di disegni che sono appunto autoritari e iperliberisti. C'è poi un'altra questione, sempre su questo aspetto, che è legata al fatto, e qui parlo per esperienza diretta come RSU nella mia scuola, noi abbiamo tentato come RSU, fin da prima che venisse approvata la legge 107, di concentrarci proprio su questo aspetto, che era chiaramente quello più significativo, più grave dal punto di vista proprio dei lavoratori. E abbiamo tentato di depotenziare, di svuotare gli effetti nefasti della 107, degli articoli che riguardano il bonus, richiamando ad una semplice considerazione. Attualmente nella scuola una grossa parte del lavoro che gli insegnanti svolgono è sottopagato o addirittura prestato a livello gratuito. E allora noi abbiamo detto: bene, voi volete fare un criterio di una classifica meritocratica per inquadrare i docenti, ma vi dimenticate che in realtà la scuola oggi funziona perché tutti, anche il sottoscritto, di fatto per causa di forza maggiore prestiamo ogni giorno, ogni anno, ore e ore di lavoro che, se non venisse prestato, farebbe di fatto collassare la scuola o impoverirebbe la scuola in maniera notevolissima. E allora il criterio è: se c'è una risorsa da destinare ai docenti, alla valorizzazione dei docenti, bene, queste risorse vadano per prima cosa a premiare il lavoro che già si svolge. E abbiamo fatto un lungo elenco che va dalla stesura dei PDP all'accompagnamento e alla preparazione dei viaggi di istruzione fino alle forme di autoaggiornamento che poi hanno una ricaduta diretta nell'attività didattica. No? Sull'ultima questione, quella dell'alternanza scuola-lavoro, la proposta referendaria, anche lì secondo me in maniera molto efficace, c'entra un problema che è stato già ricordato, che è quello di cancellare la obbligatorietà di questa attività, nel senso che l'alternanza, il confronto con le realtà produttive produttive, ma le realtà lavorative in generale esterne, è per alcune scuole davvero di lunghissima data. In una scuola come la mia, che affonda le sue radici nel vecchio istituto magistrale, è fin da quando esisteva l'istituto magistrale che c'era da parte degli alunni un'attività di stage, che allora si chiamava tirocinio, poi si è trasformata in stage, comunque di confronto con situazioni che sono esterne e che hanno a che fare col mondo del lavoro. È l'obbligatorietà che rende assolutamente
improponibile un'applicazione di questo genere. Già in quest'anno io parlo con colleghi che sono letteralmente nuovi rispetto a questa esperienza e mi dicono che soprattutto nei licei che non hanno una tradizione di questo genere, davvero i responsabili dell'alternanza scuola-lavoro si sono dovuti inventare le cose più improbabili per far sì che questi alunni liceali conoscessero il mondo del lavoro, ma veramente si va dal negozio di articoli sportivi fino all'istituto meritorio di cultura XY. Ecco. Il tutto con una grave, un grave senso di sfruttamento, perché appunto l'obbligatorietà dell'esperienza esterna si traduce poi in relazioni, in resoconti da parte degli studenti che affermano, io ne ho lette diverse anche dei miei alunni, del componente linguistico della scuola in cui lavoro, che dicono sì, è stata un'esperienza interessante, ma non riesco a capire che cosa c'entri con le cose che ho studiato fino adesso, proprio perché pur di trovare l'ente di riferimento esterno, davvero gli alunni sono stati mandati allo sbaraglio, creando assolutamente false aspettative, creando soprattutto disorientamento e, detto proprio concretamente, suscitando anche nei colleghi la sensazione che quelle 60 ore, le 200 di 60 ore fatte fossero 60 ore buttate, 60 ore buttate. Ultima cosa sull'alternanza scuola-lavoro, c'è di mezzo, e quindi bisogna essere dei geni per capirlo, anche una questione che riguarda le condizioni degli studenti in quanto temporaneamente lavoratori, perché su questo aspetto io sono sicuro, andando ad osservare attentamente le singole realtà, che all'interno delle realtà, chiamiamole così, produttive, delle realtà aziendali, dei luoghi di lavoro, questi studenti finiscano per diventare non più, come dovrebbe essere, osservatori esterni che prendono coscienza appunto della realtà lavorativa del mondo esterno, di quella che c'è all'esterno della scuola, ma che vengono di fatto relegati a compiti che sono compiti di bassissima manovalanza, tanto per cambiare, coerentemente, prestata gratuitamente. Esattamente.